Cominciamo, ciao a tutti e benvenuti a nome del Circolo Giovanile Zona 9. Abbiamo creato da non più di 2 mesi per cercare di aumentare la partecipazione in zona, perché pensiamo che ci sia la possibilità di intercettare una crisi e tutti i risvolti pessimi che conosciamo, che si possa rilanciare un'azione politica in città, nella zona prima e in città dopo. Chissà che oltre non ci sia la possibilità in futuro di ricreare una nuova iniziativa politica anche su scala nazionale. In ogni caso, per quello che riguarda la zona, stiamo promuovendo delle iniziative, questa è la seconda nel giro appunto di un paio di mesi, appunto per cercare di aumentare la partecipazione e di dare una rappresentazione, avere la rappresentazione reale della possibilità di fare ancora delle lotte quando ci sono delle iniziative che sono condivise, quando c'è un'unione di intenti. Allora, stiamo aspettando i ragazzi della Marchigaglia che ci racconteranno la loro esperienza, ci saranno nuove iniziative in futuro. E lascio la parola a Leo, che è l'ideatore di questo gruppo di ragazzi che si sta facendo portatore di queste iniziative, che vi racconterà e ci introduce magari a quello che poi ci parleranno i ragazzi della Marchigaglia. Cercherò di essere sintetico, mi scuso per il ritardo, però ci sono stati alcuni problemi da parte di alcuni relatori a venire. Niente, come accennato prima da Fabio, abbiamo lanciato questo circolo giovanile circa 1 mese e mezzo, 2 mesi fa, per dare un po' di ossigeno al lavoro politico che c'è da fare in zona, una zona che ha molte problematiche da affrontare, a partire dalla condizione del lavoro. In particolare quello giovanile, che oggi vede la disoccupazione giovanile in Italia appunto al 36,9%, mentre quella generale all'11,5%. E oltre alla questione del lavoro c'è la questione delle case popolari. Questi qui sono quartieri periferici che sono ricchi, tra virgolette, di edilizia popolare, che però è spesso purtroppo lasciata abbandonata per le politiche, per le logiche o illogiche immobiliariste, che tengono appunto siti gli appartamenti per tenere altro prezzo della vendita delle case. Ci sono altre questioni, come la questione ambientale, come quella della goccia, che è la questione che abbiamo portato avanti, che abbiamo lanciato in questo spazio, stiamo portando avanti da 3 anni e mezzo a questa parte, che si batte contro la speculazione edilizia improvvisa. Non voglio farla lunga, però ci tenevo a sottolineare questi 3-4 argomenti, perché è quello che sono gli argomenti che un po' ci caratterizzano e li teniamo prioritari nella battaglia politica che c'è da svolgere in questo territorio. Saluto Massimiliano Bruto, che è appena arrivato. Appena uscito vittorioso dalla battaglia in Ucraina. Che mi ha mandato un messaggio dove cazzo. Niente, l'obiettivo di questa iniziativa, che è la seconda appunto, come diceva Fabio poco fa, è quello di non raccontarsi tra di noi, farsi belli, dire le cose come stanno, piangerci addosso, ma è una sfida che lanciamo per creare qualcosa di nuovo e per costruire un percorso insieme. Noi riteniamo che in questo momento sia necessario ripartire da una mobilitazione dal basso. Ci troviamo in una situazione in cui le organizzazioni politiche hanno fallito tutte quante. Io dico fuori dai denti tutti i dirigenti che hanno guidato i vari partiti a sinistra hanno fallito e ci hanno ridotto nella situazione in cui siamo. Riteniamo importante quindi partire dal basso, dall'organizzazione di base. Questo senza disegnare per forza altre organizzazioni, però riteniamo che in questo momento sia necessario autocostruirsi gli strumenti di lotta per far fronte alla crisi. Riteniamo che in questa fase sia necessario partire dalle lotte di quartiere, scusate, non dalle lotte di quartiere, da lotte dal punto di vista territoriale. Siccome la struttura del lavoro, è vero che ci sono grandi poli industriali, c'è ancora la classe operaria, grazie al cielo, ci sono le lotte della logistica che sono quelle più, diciamo, d'avanguardia, sono gli esempi di lotte in Italia.
riferimenti alla lotta della Marcia Gaia, così come la lotta della TL. E però ci sono altre. Il lavoro è cambiato in ultimi 30 anni, si è trasformato. Parlo della mia esperienza personale sul posto di lavoro, lavoro nel call center, qui non è che è un grosso agglomerato, lì è difficile portare avanti una lotta vincente, ci si è rinchiusi soltanto all'interno dello spazio di lavoro. Quello che pensiamo noi è che sia necessario in questa fase appunto che creare delle situazioni territoriali di confronto, quindi delle reti territoriali in cui si possano mettere a disposizione, che ci si possa confrontare sulle problematiche che ogni persona vive sul posto di lavoro. Perché appunto il posto di lavoro con 5, 6, 7 persone non puoi farci la battaglia. Non è più come prima che ci sono 3.000 persone nello stesso spazio. Però se quelle 6, 7 persone si uniscono, riconoscono una sede fisica, uno spazio, un luogo di confronto con altre realtà piccole, magari siamo anche si può creare una rete, si può creare una rete di solidarietà sociale e politica in grado di connettere le varie istanze che provengono qua e là, piccole istanze qua e là, e poi magari dare forma e creare qualcosa di più grosso. Io chiudo qui perché ci saranno altri interventi dopo di me anche più importanti. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa partendo dalla Marcia Gaia perché in questo momento rappresenta, nonostante le grandi sconfitte che ci sono state, una speranza per i lavoratori in questo paese. 7 operai, al di là del risultato, che è un po' vedendo positivo o negativo, ma quello che conta è che hanno difeso i posti di lavoro in 7 operai e hanno cercato di. E hanno fatto strizzare le chiappe alla padrona d'Europa, che è la Marcia Gaia. E questo è un esempio da seguire, secondo me, il rilancio del conflitto di classe. Far capire alle persone che è possibile cambiare la società ed è possibile cambiarla soltanto se si parte dalla priorità, che è la priorità del lavoro. Bisogna smettere di pensare ad altre questioni, la questione principale secondo noi deve essere il lavoro e quindi bisogna ripartire per cambiare questo paese. Perché i padroni, la storia italiana ci ha dimostrato, si sono cagati addosso quando questo paese si mobilitava per le lotte operaie. Non a caso ci hanno messo le bombe per fermare il movimento operaio, per fermare la voglia di cambiamento di questo paese. Con questo concluso passo la parola a Massimiliano Mondo della Marcia Gaia. Grazie. Allora io intanto mi scuso tantissimo per il ritardo. È che no, che praticamente tre mesi dietro a sta storia qua della Marcia Gaia mi hanno lasciato indietro tutta una serie di cose. Oggi ho dovuto fare un lavoro a casa, si è rotto una cosa, ho perso un sacco di tempo per recuperare, per cui una volta che ho aperto la porta, io faccio il vino per me e per i miei amici, ho aperto la porta, dopo finire di chiusa, ho rotto una cazzo di fascetta, insomma qualche giorno sono impazzito per trovare questa fascia, ci ho messo 2 ore, per cui sono arrivato in casa. Quindi vi chiedo scusa, è che dovevo fare sta roba, che erano mesi che avevo abbandonato tutto a casa mia. Io pensavo di impostare il mio intervento in questo modo. Quanto tempo? Non mi dire così. Quello che penso o poco? Magari un pezzo di racconto e alcune considerazioni, diciamo così, per trarre bilancio e proposta dell'esperienza che abbiamo fatto. Io con i miei compagni di lavoro che oggi non sono presenti perché vabbè ci siamo presi tutti quanti un pochettino di relax dopo appunto siamo stati 2 mesi e mezzo, 3 dietro a questa cosa qua, per cui lavoriamo nello stabilimento della Marcia Gaia di Sesto San Giovanni dal 98 chi dal 2000 circa, per cui siamo stati una ventina d'anni dentro quella fabbrica. E lo stabilimento di Sesto sta all'interno di un gruppo che ormai è un gruppo grandissimo, che conta 7.000 diretti e 16-17.000 indiretti come nell'indotto, e praticamente è il più grande trasformatore d'acciaio a freddo che c'è in Europa, con circa 5 milioni di tonnellate di acciaio trasformato ogni anno. È il gruppo che oggi sta puntando all'acquisizione di Ilva, cosa che molto probabilmente riuscirà a fare perché nell'altra cordata, quella di Armeti, che è un altro industriale dell'acciaio di Cremona, il partner con lo Turco si è ritirato, sarà perché sapeva che stava per scoppiare qualche colpo di Stato nel suo paese,
ed è praticamente una delle aziende che ormai determina in maniera, diciamo così, importante e determinante quelle che sono le scelte di politica industriale, economica e finanziaria nel nostro paese, non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo. Ricordo che Marcegaglia, come diceva prima il compagno Leo, attualmente è il presidente della Confindustria europea, per cui, come dire, è la rappresentante degli interessi di tutti gli industriali europei, uno dei motivi per cui la nostra vertenza era abbastanza difficile. La storia di Marcegaglia è una storia fatta di pace sociale e sindacale. Il capostipite del gruppo era uno che era iscritto al PC, era uno che faceva il sindacalista quando era giovane, è uno che ha costruito tutto il suo impero industriale acquisendo aziende rottamate fondamentalmente con i contributi statali grazie ai suoi rapporti politici, quando Marcegaglia acquisì uno stabilimento come ha fatto con quello di Sestro, si presentava il padrone proprio, chiamava tutti gli operai assemble e diceva: signori, voi eravate nella merda, io vi ho tirato fuori, adesso mi fate il santo favore che non rompete il cazzo con gli scioperi, le proteste, le cose eccetera, perché così come aperto chiudo le serrande. C'aveva un rapporto storico con la CGIL e con la FIOM, per cui, come dire, anche questo rapporto forte con le organizzazioni sindacali gli ha garantito per 45 anni praticamente l'assoluta pace. In Marcegaglia uno sciopero interno per qualunque ragione, diciamo così, legata a questioni soltanto dello stabilimento dove si lavorava, non è mai stato fatto, almeno finché non abbiamo incominciato a lavorare noi con il nostro piccolo gruppo dentro la Marcegaglia di Milano. Abbiamo cominciato a rompere i coglioni da questo punto di vista. Fatto sta però che lo stabilimento di Milano era comunque, anche se c'era una piccola sacca di resistenza, era comunque uno stabilimento pacificato. Nel 2014, erano anni che lo stavamo dicendo, Marcegaglia ha acquisito nel 98 quell'area e l'ha pagata 400 milioni di lire, fatevi i conti adesso in euro che cosa significa, quell'area lì che si trova nell'area Bicocca, che è uno dei maggiori sviluppi urbani edilizi che abbiamo a Milano e Lombardia, adesso vale 400 milioni di euro, per cui era chiaro che prima o poi l'azienda avrebbe fatto un'operazione che gli serviva per fare cassa. Quando ha chiuso lo stabilimento di Milano, dopo 6 mesi ha avuto un finanziamento di 500 milioni di euro dalle banche e fondamentalmente ce l'ha avuto ipotecando quel terreno, per cui non ha avuto nemmeno il problema, non c'è nemmeno il problema di doverselo vendere, perché tanto le banche se lo prende. Se poi dopo il prestito va male, devono provare a vendersi quella cosa là, dopodiché se le cose vanno male interviene lo Stato a rifinanziare il banco, per cui il gioco è fatto. E nel 2014 quindi decide di chiudere lo stabilimento di Milano, convoca l'RSU in un delegato della FIOM e dice: noi dobbiamo chiudere. Scegliete, o vi mandiamo a casa tutti, oppure c'è la possibilità di essere trasferiti a 110 km. Col pulmino e con... o col pulmino, oppure vi andate là, vi prendete la casa, vi diamo un piccolo contributo, oppure 30.000 euro e fuori dei coglioni. Si è creato attorno al nucleo storico, diciamo così, di resistenza che c'era là dentro, un comitato di lotta dove ci stavano circa una trentina di operai e qualche impiegata, e questo comitato di lotta per 3 mesi ha cercato di tenere il botto. All'inizio abbiamo occupato la fabbrica per 3 giorni. Poi 2 delegati della FIOM, operai tra l'altro, hanno incominciato a fare le veci del padrone fra le maestranze e hanno cercato così di convincere tutti che l'unica strada percorribile era là, no, di dirsi il padrone e trasferirsi a Pozzolo Formicaro o prendersi il sole. Per cui lo sciopero dopo 3 giorni ha incominciato a scricchiolare, abbiamo deciso a partire da questo gruppo di 30 di incominciare una serie di iniziative. Abbiamo fatto di tutto, bloccato la strada avanti a Lena, abbiamo bloccato un cancello di altri stabilimenti, abbiamo di tutto di più. Però questa cosa qui non è servita, perché alla fine, pur avendo tenuto a botta anche la FIP, devo dire che la FIP fino all'ultimo ha tenuto a botta, c'è stato l'intervento del segretario nazionale della FIP sulla FIP di Milano che gli ha imposto la firma assieme alla WILM, che non era manco presente negli stabilimenti. Per cui con una firma separata di FIM e WILM si è chiuso lo stabilimento di Milano con 3 possibilità per i lavoratori. Ve la faccio breve perché sennò è troppo lunga la storia. O
essere trasferito, appunto, o essere trasferito a posto formicaro con un manico, o prendere l'incentivo di 30.000 euro, oppure accedere a un ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria, perché per chiudere lo stabilimento si è aperta una cassa di un anno per cessazione. Quindi accedere al secondo anno di cassa straordinaria ed essere ricollocati in uno dei quattro stabilimenti di Vitro, che è il gruppo di Vitro che a Milano del gruppo Marcegali, che erano Corsico, Lainato, Pontiere e Lomagna. Di tutto il gruppo dei 30, 23 hanno deciso di prendersi i soldi. Degli altri lavoratori, altri 60, si sono presi i soldi, per cui il primo risultato di questa cosa sono stati 85 licenziamenti e presi in mezzo alla strada. 60 hanno deciso di trasferirsi a Pozzolo Formicaro, la maggior parte con l'autobus. Di questi 15 già si sono licenziati, perché chiaramente il trasporto eccetera è incompatibile con la vita familiare soprattutto. E 7 hanno deciso di rimanere. Dovevano accedere al secondo anno di cassa integrazione. Già l'anno scorso l'azienda ha provato a schiacciarci come i vermi. Praticamente a giugno, a pochi mesi dal un paio di mesi dal termine della cassa integrazione, ci ha convocato e ci ha detto: signori, guardate, sono cambiate le regole al ministero, la cassa integrazione non si può aprire, io non perdo tempo, il capo del personale, io non perdo tempo nemmeno ad aprirla, perché poi per 7 persone sta rottura di coglioni, per cui adesso me la dai tutti quanti al Pozzolo Formicaro, oppure per noi siete belli che licenziamo. In quel momento è scattata una molla, soprattutto diciamo così nel gruppetto più radicale dei 7, perché poi tenete presente che 7 persone sono 7 storie, 7 famiglie, 7 esperienze, per cui ci sono diversità, ci sono, è difficile anche tenere insieme, pur se fossero 7. Però diciamo è la parte un pochettino più convinta e più consapevole di questo gruppo, è scattata la molla, abbiamo detto: allora, qua il problema non è se adesso andiamo a Pozzolo Formicaro o ci licenziano, il problema è che l'azienda ci vuole schiacciare, noi li dobbiamo rompere il culo. Fondamentalmente, scusatemi il termine che magari può risultare sessista, però fondamentalmente l'approccio che abbiamo avuto a questa cosa è stato questo. L'obiettivo nostro non era né vincere e né perdere, l'obiettivo nostro era fare più male possibile all'azienda, fargli pagare lo scotto di quello che aveva fatto. Per cui l'anno scorso stavano ancora producendo nello stabilimento di Milano, abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Chiaramente per occupare la fabbrica in 7 dovevamo inventarci qualcosa di particolare, abbiamo deciso di bloccare tutti i carroponte, stare sui carroponte e presidiare anche il tetto, che nel caso in cui arrivava qualcuno usare il tetto come deterrente, diciamo così, di sicurezza per non arrivare all'intervento delle forze del mondo. Per 7 giorni siamo stati in occupazione a Sesto San Giovanni, creando dei danni ingenti all'azienda, perché l'unica linea che li produceva bene era quella di Milano ancora, perché le altre stavano mettendo appunto dall'altra parte a Pozzolo. Dopo 7 giorni in cui non c'è stata nessuna trattativa, c'è stato comunicato, diciamo così, l'intervento delle forze dell'ordine, che nonostante stavamo sul tetto avevano deciso di entrare nello stabilimento e far lavorare i lavoratori con noi sopra, cioè che è una cosa assurda. Però per dire, questo come dire è un po' il segno del potere della Marcegaglia, ma un'altra azienda non avrebbe avuto la capacità, diciamo così, politica di far usare tanto. Comunque quel giorno c'è stato un presidio, l'anno scorso abbiamo lanciato come quest'anno un minimo di presidio, però è stato molto difficile tenerlo, anche perché noi eravamo a 50 metri dai cancelli di questo tetto, per cui è stato difficile organizzare la solidarietà fuori. Però quella mattina c'era una trentina di compagni, però sono arrivati 150 poliziotti, fra poliziotti e carabiniere in assetto di sommossa, c'era una cinquantina di tipi, era una cosa, un dispiegamento enorme. Noi tutta la notte abbiamo, come dire, elaborato questa cosa qua, l'obiettivo nostro era quello che è di bloccare l'intervento delle forze dell'ordine senza che si facesse male nessuno. Per cui già l'anno scorso abbiamo, come dire, inventato la sceneggiata napoletana, un nostro collega di lavoro si è imbragato a un cavo, abbiamo fatto tutto un lavoro con le braghe a tetto, e nel momento in cui le forze dell'ordine stavano entrando nel cancello, lui si è appeso dietro uno striscione e da lontano sembrava che si è impiccato, per cui il capo del personale è sbiancato, il capo della Dicos stava cominciando a piangere, dice: cazzo, che stiamo facendo? Hanno aperto i
cancelli, loro sono andati via, sono andati i pompieri, le cose eccetera, e lì è partita la trattativa. Trattativa che ha portato fondamentalmente a due possibilità ancora. Un altro anno di cassa integrazione per essere ricollocati, è stata fatta in prefettura la trattativa, oppure il trasferimento al prossimo comitato. Ora vi dico, un paio di colleghi nostri erano disponibili a trasferirsi al prossimo comitato. Vi dirò di più, tutti e due non si sono trasferiti perché l'azienda aveva messo un limite di una data e di un orario. Loro si sono presentati un quarto d'ora dopo la scadenza di questo orario, non li hanno accettato perché sennò saremmo stati 5. Per cui questi qua si sono trovati dentro sta tarantella e hanno deciso comunque di farla fino in fondo con noi. L'azienda, nessuno di noi accettò all'epoca i 29.000 euro e siamo entrati nel secondo anno di cassa integrazione. È cominciato un periodo di piccole scaramucce perché l'azienda, noi ci incontravamo ogni 2-3 mesi con l'azienda per sapere a che punto si stava col trasferimento, e quelli ci dicevano no, qua forse non ce n'è, allora li andavamo a bloccare gli straordinari da una parte, li andavamo a bloccare i camion dall'altra parte. Sono partite le prime denunce, il capo del personale un giorno, quando abbiamo bloccato i camion a Lomagna, è venuto da me con fare minaccioso nel tentativo di far scappare la rissa. Onestamente mi prudevano le mani con schiaffone, glielo volevo dare, però sono stato bravo, non lo so tenuto. Siamo arrivati ad aprile c'è stato uno sciopero dei metalmeccanici, quello di 4 ore il primo, e in quell'occasione in uno stabilimento a Lainate è stato esteso lo sciopero a 8 ore proprio per richiedere un aumento del personale, cioè uno degli stabilimenti dove dovevamo essere trasferiti. Per cui quel giorno abbiamo organizzato un picchetto, noi 7 lì davanti a questo stabilimento, un picchetto che è stato quasi inutile perché hanno scioperato il 90% di tutti i lavoratori impiegati operai che c'erano là dentro. L'azienda si è fatta saltare la mosca al naso, per fortuna, e il 2 maggio ci ha convocato in un incontro e ci ha detto: signore, siamo punti da capo, posto per voi non ce n'è, con 4 mesi di anticipo rispetto alla fine della cassa, o vi trasferite là con i vostri mezzi, per cui senza nessuna possibilità diciamo così di integrazione ai costi, perché andando con i nostri mezzi veri e propri avevamo speso una caterva di soldi, oppure a far culo tutti quanti. Allora, chiaramente questa radicalizzazione dell'azienda ha portato una radicalizzazione nostra. Avevamo deciso di occupare la palazzina già il 31 di maggio, pochi giorni delle elezioni amministrative, perché pensavamo che questa cosa potesse essere un deterrente, un eventuale sgombero, eccetera. Dopodiché però il giorno prima abbiamo deciso di fare uno step in più, cioè di non occuparla subito, ma di incatenarci davanti ai cancelli per ripercorrere il percorso in prefettura, perché la prefettura si era presa degli impegni l'anno prima, e vedere se riuscivamo a spuntare qualcosa da quel punto di vista. Perlomeno avevamo intenzione di crearci, no? La legittimità a fare quello che abbiamo fatto, no? E così è stato, quando ci siamo incatenati al cancello, poi hanno rotto una porta per far entrare gli impiegati, abbiamo occupato un ufficio e ci siamo messi d'accordo con l'azienda che ci trovavamo in prefettura. Il 7 di giugno, con il primo presidio, devo dire che in questa esperienza la solidarietà è stata una cosa fondamentale, con il primo presidio in cui c'erano una cinquantina di persone, ci va corso un po' durante l'incontro, la prefettura stessa si è schierata a nostro favore, incalzando l'azienda, dicendo: scusa, questo è un funzionario del prefetto, che aveva seguito l'anno scorso la questione. E incalzando l'azienda, dicendo: signore, ma voi l'anno scorso vi siete presi un impegno qua, questo tavolo che è arrivato alla casa integrazione per risolvere il problema, non ne avete risolto neanche uno, è una cosa inverosimile che un'azienda come la vostra, con le caratteristiche vostre, non ce n'è, posto non ce n'è, quindi la trattativa è stata fatta tutta da questa funzionaria qui. Noi stavamo zitti, gli abbiamo fatto una serie di proposte così per sfotterli un pochettino, ma niente, non è stata cosa di rompere qualcuno. La prefettura ha riaggiornato l'incontro la settimana successiva, chiedendo all'azienda di venire a migliori consigli. L'azienda a migliori consigli il 14 non è venuto, c'è ancora il presidio in prefettura, il presidio che si è trasformato in una piccola manifestazione. Finisco bene tutto quello che dico, si è trasformato in una piccola manifestazione, e quella sera abbiamo deciso che avremmo fatto quell'iniziativa che ce l'avevamo già preparato da tempo, con appostamenti, sopralluoghi. Io 2-3 volte ho fatto finta di andare a parlare col direttore per guardare bene come erano fatte
le strutture che c'erano dentro. Avevamo avuto la fortuna che c'era un compagno che era stato delegato della CUP che lavorava dentro quell'ufficio, che ci ha dato delle ottime dritte. Il 15 mattina al tavolo della prefettura, vi dico questa cosa che è divertente, al tavolo della prefettura, quando mi sono alzato, gli ho detto all'azienda, io sono il rappresentante sindacale, per cui parlavo io a nome degli altri, gli ho detto: guardate, noi a Pozzolo Formigaro col cazzo che ci andiamo, domani mattina al massimo ci presentiamo al nostro posto di lavoro. Cioè, qual è il nostro posto di lavoro? Il nostro posto di lavoro è quello di Sesto, per cui loro hanno pensato che avremmo occupato lo stabilimento di Sesto San Giovanni, per cui la mattina dopo noi ci siamo trovati, come al solito, il nostro ritrovo, il carro ponte a Sesto, per cui dietro la fabbrica. Noi ci siamo trovati alle 4:30 di dietro la fabbrica per organizzarci, per andare a occupare gli uffici. Davanti alla fabbrica ci stavano due camionette della di sommossa e una decina di Digotti che ci aspettavano così. Noi siamo passati davanti con la macchina e siamo andati lì all'ufficio di Via della Casa. All'ufficio di Via della Casa entrare è stato semplicissimo, c'era uno che apriva il cancello, entrava dentro, apriva tutte le finestre e uno di noi si è buttato dentro la finestra e ha detto: amico, apri, prendi le tue cose e parla, le dobbiamo occupare. Ma no, cazzo, burro, ma sembra a me. Guarda, se vuoi rimanere in occupazione con noi per solidarietà, resta, se no, figlio mio. Niente, è andato via e di lì è partita, diciamo, un'epopea che è durata 13 giorni. Noi siamo entrati dentro questi uffici con delle tariche belle piene di liquido verde. Ancora non diremo mai che cosa c'era dentro queste tariche. Ma perché? Perché il fatto di venirci a sgomberare doveva diventare un problema veramente serio per loro. E se non avessimo fatto questo scherzo qua, io penso che nel giro di un paio di giorni saremmo stati fuori. Invece noi tutti i giorni veniva la Digos a trovarci, prima che ci veniva a trovare prendevamo un po' di benzina, mettevamo sul fazzoletto e parlavamo bene in giro vicino al cancello le cose, in modo tale che appena si avvicinavano sentivano un tappo che non finiva mai, no? Per cui hanno sempre creduto questa cosa che ci fosse la benzina. Il problema qual è stato? Siamo riusciti a costruire una fitta rete solidale. Devo dire che al presidio ci sono girati circa 2, 3, anche 400 compagni complessivamente durante tutti i 15 giorni. Chi è venuto una volta, chi è venuto tre, chi veniva tutti i giorni, eccetera. E questa cosa è stata una cosa fondamentale, non tanto, diciamo così, per la tenuta dell'occupazione, perché reggeva, diciamo così, sul piano tra virgolette, molto tra virgolette militare, nel senso era esplosiva quella cosa, per cui si faceva fatica a venirci a tirare fuori. Però avere tutto quel giro di compagni solidali, che poi hanno fatto una serie di iniziative fuori, blocco della strada, l'occupazione della RAI, perché Marcegaglia c'ha le mani dappertutto e ha tenuto bloccata per più di 10 giorni la stampa, che non dicevo un cazzo, tranne i giornalini di Milano Today, quelle cose là. Per cui la cosa della RAI è stata una cosa importante, perché poi ci ha portato Rai Rapper finalmente regionale, perché sul nazionale questa roba non è andata mai, e lì finalmente a farci l'intervista, a fare quello che doveva fare. Però siccome era ancora stretta questa maglia, diciamo così, mediatica, il giorno dopo, siccome sappiamo che i media gli piacciono le cagate, cioè gli piacciono i disperati che chissà che cosa fanno, abbiamo preso una tarica di benzina e abbiamo mandato sul tetto il nostro compagno che abbiamo estratto con i fiammiferini, e quello che è saluto là lo statale, basta, rotti coglioni, parapà. Questa cosa ha provocato che finalmente arrivassero telecamere, giornalisti, il Corriere, cosa è, e finalmente anche sul piano, diciamo così, mediatico, a livello nazionale, soprattutto online, questa cosa ha cominciato a girare. L'azienda incominciava a stringere il culo, perché poi ogni giorno ce ne inventavamo qualcuno. Se da una parte l'azienda incominciava a stringere il culo, da un'altra 15 giorni di occupazione simpatica, dopo due giorni abbiamo aperto i cancelli, abbiamo fatto una trattoria fuori, tutte le sere usavamo la cucina del padrone per farci le salamelle, per noi e per tutti i compagni che ci venivano a trovare. Insomma, è diventato un luogo di ritrovo quel posto là. Però reggere tutto quel tempo, soprattutto persone che avevano delle situazioni estremamente particolari, noi avevamo un nostro compagno che ha una patologia importante alla testa, e un altro che, insomma, da quando è successa questa cosa di licenziamento, sì, ce lo portiamo appresso, ma ha dei grossi problemi, diciamo così, a livello emotivo, nervoso, e un altro che tenevamo per mano, che ha avuto problemi, diciamo così,
E poi ce l'ho io che è la situazione più devastata di tutti. Era una situazione difficile. Dopo 13-14 giorni alcuni compagni non reggevano. Non reggevano soprattutto perché c'è da dire, e bisogna, come dire, con delicatezza, ma bisogna dirlo, a livello territoriale, perché a livello regionale la FIOM ha spinto di brutto, il coordinatore regionale della FIOM ha spinto fino a quello che noi non ci aspettavamo. Però a livello locale la FIOM, uno, era incasinatissima, c'era la festa e tutte queste limpiate qua. Due, adesso faremo un clip, gli ho chiesto di incontrarci per fare un bilancio, perché poi questa cosa qua la voglio stigmatizzare con loro. Non ci credeva tanto. Non ci credeva tanto perché il padrone era Marcegaglia. Non ci credeva tanto perché eravamo soltanto sette. Non ci credeva tanto perché sta forma di lotta così radicale di quelli lì che oggi sono lì a fare i funzionari con l'organizzazione sindacale non l'aveva vista nessuna, forse uno, ma era impegnato su un altro fronte che è quello della IZ. Per cui c'era questo pezzo qua che invece, diciamo così, di dare man forte, spesso con il suo pessimismo si creava, come dire, un pochettino di ansie a quella parte di lavoratori un pochettino più deboli. Per cui noi abbiamo fatto l'accordo la domenica, il sabato abbiamo fatto un incontro noi sette con le organizzazioni sindacali e un responsabile sindacale di cui non faccio il nome, noi gli abbiamo detto qual era il minimo per uscire fuori alla terra, che erano tre posti di lavoro veri e poi vabbè la buona uscita per gli altri. Per noi andavano bene anche due posti lì a Pozzolo, però incentivati, perché c'erano due lavoratori che da tempo ci dicevano no, che sarebbero andati, cioè erano quei due che erano, sono arrivati lì. Per cui per dare uno sbocco a questa cosa in tempi più brevi, il sindacato, diciamo quello territoriale, diceva questa roba non c'è, questa cosa non è possibile, non fatevi chiedere al prefetto questa cosa qua, perché questa roba con Marcegaglia ve la potete scontare, è impossibile, lasciate stare, così La sera stessa siamo andati lì a farci una passeggiata con lo striscione alla FIOM dove c'era Landini, non c'era neanche cagato, questa cosa non la dirla. E siamo tornati in azienda, abbiamo scritto una lettera al nostro segretario generale nazionale e abbiamo anche mandato una mail all'amministratore delegato dicendogli ma non è il caso che ti fai sentire, tenete presente che tutto il tempo, 15 giorni dove gli intermediari erano altri, fra cui la prefettura, chiusura totale. Il giorno dopo mi chiama non l'amministratore delegato ma una delle persone più vicine a Emma Marcegaglia, diciamo così, non vi dico chi è perché non è il caso, e questo qua fondamentalmente mi dice ti chiamerà l'amministratore delegato, fagli una proposta che non può rifiutare. Cioè voi vi rendete conto che noi, questa cosa qua la voglio sottolineare, noi eravamo sette operai di cui tre con vere difficoltà, ok? Organizzazione sindacale non è che sono stronzi, è che non sono più abituati e non sono in grado di sviluppare delle vertenze di questo tipo, sono legate agli scioperi 400, 500, 1000, 10.000 che però non ci sono più. Un presidio importante fuori che ha fatto le iniziative importanti ma però non ha rotto, perché lì per rompere, diciamo così, gli schemi e gli equilibri ce ne volevano mille di persone là davanti, no? Sarebbe stato un ragionamento diverso. Sette per sette così disgraziati, dichiara praticamente Emma Marcegaglia, perché praticamente lei ci ha chiamato, anche se non è da lei personalmente, ci dice facci una proposta che non possiamo dirvi di no, perché poi vabbè chiaramente, perché sennò prima o poi veniamo a tirare fuori di là, perché sennò vi mandiamo i vostri colleghi, li mettiamo in cassa integrazione, chiaramente sentite tutte le stronzate del mondo, le minacce, non ci hanno fatto niente per due anni e mezzo, figuriamoci adesso. Mi ha chiamato l'amministratore delegato,
gli ho fatto quella proposta che il sabato era, non è possibile, è impossibile, è così, eccola, mi ha detto di sì. È venuto lui da noi, ci siamo incontrati al McDonald's di Viale Certosa, 124 mi sembra. E forse l'unica volta che cioè, non andavo al McDonald's tipo da 20 anni, una cosa del genere, e abbiamo sottoscritto l'accordo al McDonald's. Dopodiché lì in prefettura abbiamo fatto un po' di tarantella, diciamo così, perché volevamo coinvolgere la regione e il comune, che è venuto addirittura il sindaco Sala all'incontro in prefettura. Abbiamo ratificato questo accordo e abbiamo liberato la considerazioni. Allora, intanto ripeto, questa è stata un'altra battaglia fra Davide e Golia, e questa è stata un'altra battaglia che da un punto di vista, diciamo così, concreto, lasciando perdere il risultato, è stata stravinta. Per quello avete visto il film Fury? Qualcuno l'ha visto Fury? Fury, no? È il film dove ci sta un americano, sempre con un carro armato, e arrivano non so quante migliaia di tedeschi, no? Alla fine muoiono tutti, ok? Tranne il burgo della situazione. No, la situazione. No, uno si è salvato, si è passato da solo. E no, invece la situazione lì è stata che c'era il carro armato e migliaia di tedeschi come rapporti di forza. E si sono salvati tutte e sette, oltre a salvarsi hanno guadagnato una posizione, perché poi alla fine noi il simbolo di questa battaglia abbiamo lasciato dentro la Marcegaglia lì a Bottiere, cioè in uno degli stabilimenti che va visitato, che doveva essere, ci sta un lavoratore che sta lavorando, per cui quello è il segno indelebile del male che gli abbiamo fatto a questa azienda, che l'abbiamo costretto a venire a fare a patti con noi, loro sono venuti, non noi siamo andati là, e quel tipo di azienda lì, con quella storia sindacale e con quella situazione. Considerazioni, vado molto velocemente, considerazioni e proposte. Le considerazioni sono: il movimento operaio è frammentato, diviso, deluso, privo di punti di riferimento e non combattivo. Però, come dire, ci sono dei gruppi lavoratori che non, o singoli lavoratori che non ci stanno ad abbassare la testa. Una cosa che bisogna fare è metterli insieme, perché è chiaro che 7 di qua, 12 di là, 3 di là, 1 di là, come si dice, una noce nel sacco non fa rumore. Ma se li metti tutti quanti insieme, qualche cosa si può fare. 2. Questa situazione di estrema debolezza della classe lavoratrice farà sì che tantissime lotte che si svilupperanno nel prossimo futuro non saranno di stramaggioranza di fabbriche intere, ma saranno lotte di gruppi lavoratori che decidono di dire di no, come tra l'altro storicamente è sempre avvenuto. Conoscete quella vignetta di quelli che sono tutti piegati e quello che li frusta? Prima si alza uno, poi si alzano altri tre, poi si alzano tutti. È così che funziona la storia. Per cui io credo che in questa fase qui possa esserci un rilancio, una rinascita della lotta, ma partirà da piccoli gruppi lavoratori. Per cui questo vuol dire che la rete che si costruisce attorno a questi piccoli gruppi lavoratori che sfidano un potere che ormai è totale e totalizzante, che se ne fotte di tutti, e tra l'altro, come dire, anche se ne fotte anche della sua stessa legalità, paradossalmente sono peggio i progressisti, no? Che se ne fottono di tutto, anche delle norme, che ti danno il culo, scusatemi il termine, che magari il conservatore di destra, quello magari no, dice io sono indergente con le regole, le cose, il parapà. Meglio forse quello come controparte che i nostri stronzi che ci abbiamo adesso. Per cui questa è la prospettiva. 3. Ci saranno ancora tanti lavoratori che perderanno il posto di lavoro, e magari ci saranno anche tanti lavoratori che non c'hanno, che, come dire, non c'hanno voglia di piangersi addosso e abbassare la testa. Quando noi abbiamo concluso la vertenza, abbiamo aperto immediatamente un contenzioso col comune e con la regione. Quando siamo andati a fare l'incontro successivo col comune, ci hanno mandato quelli lì che fanno i corsi, le giornate di formazione,
l'avvicinamento al lavoro, al lavoro. E gli abbiamo detto, ma scusa, ma che cazzo dobbiamo fare con voi? Ah no, perché noi vi spieghiamo, queste stronzate qua le sappiamo tutti. Noi vogliamo sapere dall'assessore regionale e dall'assessore al comune di Milano come intende, come intende favorire il ricrearsi di posti di lavoro. Dice, vabbè, non è che i posti di lavoro si creano così. Ma i posti di lavoro si creano così, siccome le aziende ogni giorno vanno a piangere, no? Fammi quella strada lì, non ce la lì, non la fai tu. Aiutami la viabilità per farmi arrivare i camion di là, regalami quel capannone che c'è lì. Normalmente come funziona? Che il comune, la regione e il governo prende, dà, dopodiché scrive un accordino che l'azienda gli dice vabbè, poi 50 persone le assumo, poi non le assume e non gliene frega un cazzo a nessuno. Esempio, a San Giro Milanese hanno aperto l'IKEA un paio di 2-3 anni fa. Il comune e la provincia gli hanno fatto tutta, gli hanno pagato tutti gli oneri di urbanizzazione, gli avevano garantito l'assunzione di 180 sancionanesi dentro sta casa di IKEA, dopodiché però IKEA da altre parti ha aperto delle crisi aziendali, le cose, ha spostato i lavoratori, ha fatto l'accordo, dice vabbè, quei 180 che devono assumere sono i 30 superi di qua, i 40 superi di qua, i 50 superi di qua, e i 180 lavoratori di San Giuliano non hanno visto manco un posto di lavoro. Questo col beneplacito da una parte delle organizzazioni sindacali e da un'altra delle amministrazioni locali. Per cui bisogna aprire una vertenzialità, no? Bisogna aprire un conflitto anche nei confronti delle amministrazioni che, come dire, fanno finta, si girano dall'altra parte quando ci sono situazioni di questo tipo. Perché i posti di lavoro si possono tirare fuori. Per cui noi siamo intenzionati a partire, chiaramente qua adesso arriva l'estate, abbiamo tutti quanti al mare e per quest'anno noi abbiamo faticato abbastanza quest'anno. Però da settembre siamo intenzionati ad aprire un percorso, diciamo così, di conflittuale nel territorio, perlomeno cittadino milanese e perché no metropolitano, cercando di costruire sullo stile, diciamo così, dei compagni napoletani che hanno cominciato negli anni 70 una lista di lotta per il lavoro, cercando di mettere insieme disoccupati, compagni lavoratori in mobilità, inoccupati, eccetera eccetera eccetera, e aprire una campagna, diciamo così, divertenza forte sul territorio nei confronti delle istituzioni locali e non solo, ma anche nei confronti delle aziende che chiudono, che localizzano, eccetera, andando, come dire, a puntellare le vertenze che ci saranno in questo senso. Quarta questione e concludo. Tutte le giorni che facevo l'assemblea là, a un certo punto partivano le campane e io bestemmiavo. Adesso me la tengo che magari qualcuno lo vede. Vabbè, tanto mi sentite lo stesso. Non esiste oggi organizzazione sindacale e politica che è in grado di assumersi la complessità e la radicalità dei conflitti che possono nascere a livello territoriale, di fabbrica, di luogo di lavoro, consente, azienda, da qui ai prossimi anni. Per cui è fondamentale abbandonare le vecchie velleità di auto incensamento, di auto incensarsi, scusa la parola, e mettersi insieme, perché, come dire, dare una rete, dare un'organizzazione, dare un sostegno alle lotte senza guardare che destra sindacale c'è in tasca tu, a quale partito di sinistra sei iscritto tu, a quale cazzo di associazione è iscritto quell'altro, eccetera, ma organizzandosi e unendosi su degli obiettivi. Se non facciamo questo, ancora per altri 20 anni staremo nella merda, perché adesso questa storia qui di Marcegaglia, secondo me è una delle prime cose che va fatta, perché questa cosa qua di Marcegaglia bisogna andarla a strombazzare in giro dovunque, perché ne abbiamo fatto un culo così, non a un padrone, a quello che comanda, e quello che il 9 di gennaio era seduto con insieme l'accordo del 10 gennaio quando fanno sulla rete. Capite di chi stiamo parlando? Gli abbiamo fatto un culo così in sette.
Se diventiamo 14, 21, 28, 40, 50, 1000, dimmi. Possiamo, abbiamo, come dire, delle possibilità sterminate, per cui questa roba qua va pubblicizzata e propagandata. Noi siamo disponibili a andare ovunque, però a parte la propaganda, immediatamente da settembre, che adesso appunto il tempo è quello che è, comunque lotta ce ne sono, io ci lo sempre, invito, cose, perché comunque i presidi si deve comunque andare, da settembre però a partire da questo numero di operai che hanno preso coscienza che la loro lotta non è per il loro portafoglio o per il loro posto di lavoro, ma è una lotta contro questo sistema, no? Per non lasciare un mondo di merda ai propri figli, ok? Questo è quello che ha mosso noi, tutti noi, non soltanto Massimiliano che è un compagno, eccetera, ma tutti i lavoratori della Marcia Gatti siamo stati mossi da questo sentimento. Non era la nostra lotta, era la lotta di tutti. Bisogna per cui, come dire, ulteriormente farla diventare di tutti, e per cui tutte queste occasioni devono essere occasioni di costruzione, non di grandi organizzazioni, ma un minimo di rete dal basso per incominciare a incalzare i padroni sul terreno del conflitto. Le chiacchiere stanno a zero. Sta cosa della Costituzione, adesso tutti quanti stiamo dietro a sto fatto che dobbiamo fare la propaganda, perché è giusto, no, mettere una zeppa rispetto a questo ulteriore tentativo di stravolgere dal punto di vista legale i rapporti di forza che ci sono nel nostro paese. Ma siccome quei rapporti di forza dal punto di vista, diciamo così, materiale sono già stravolti, cioè la lotta non c'è, anche se passa il no, se poi non ci mettiamo a rompere il mazzo, qual è là, quello che non fanno scrivere sulla Costituzione, lo praticano lo stesso. Quello è il problema, per cui non ci può. Adesso va bene che ci mettiamo su questo terreno e facciamo questa battaglia per creare, come dire, anche interesse, cultura, ma quando noi facciamo il banchetto, diciamo vota no, gli dobbiamo spiegare che oltre a votare no, il giorno dopo dovrò stare in piazza con noi, perché tanto anche se passa il no, se non c'è il deterrente nella lotta e del conflitto di classe, tutto quello, non c'è bisogno che lo scrivano, lo fanno lo stesso. Io penso di aver detto tutto, di avermi rotto le palle, pure se ero stato comunque una mezz'oretta, però insomma, era importante che mi dicessi tutte queste cose, grazie.